La caratteristica principale di Montebello è che era molto bello, un luogo selvaggio, un silenzio assoluto. Venivo qui guardando questo posto, i ruderi di questa antica costruzione mi davano una grande ispirazione. Capivo che qui c'era qualcosa di importante. E quindi all'inizio ci venivo perché ci stavo bene, perché il posto era molto bello. Poi un vecchio prete di Urbino, Don Bramante Ligi, un giorno nel 67, c'ho la dedica nel suo libro, quindi mi ricordo la data, mi dette questo libro che aveva scritto, I monasteri Girolamini. E lì, a questo luogo bello, con questo libro ho dato anche una storia e ho capito che qui, 600 anni fa, era nata un'esperienza umana, religiosa, spirituale, economica, politica, perché poi tutte queste cose sono sempre, non sono mai separate, di grandissimo interesse. È nato un ordine, tra il figlio del duca di Pisa e i rifugiati che erano nei ruderi del castello longobardo qui sopra il monte. Ecco, con questa scoperta il luogo bello diventava anche molto interessante. Per innescare l'inizio di un'avventura umana come quella che ci riguarda, c'è un fatto importante ed è la ricerca che io, come sindaco di Isola del Piano, all'inizio degli anni 70, ho portato avanti con gli altri amministratori su un tema che è di grande attualità ancora oggi, perché secondo me non è mai stato affrontato nella sua interezza e complessità. Perché i contadini se ne sono andati in massa dalle campagne? Ecco, noi abbiamo dedicato molti anni con degli interlocutori privilegiati, siamo stati privilegiati perché erano di grande interesse e spessore, da Carlo Bo a Sergio Quinzi, o capitava Isola del Piano, Guido Cironetti, Paolo Volponi, Fabio Tombari. Quindi questi dibattiti che abbiamo fatto ci hanno fatto arrivare a una conclusione, che la gente è andata via dalle campagne non per motivazioni economiche, ma per motivazioni culturali. Ecco, quindi era evidente che l'aspetto culturale era quello da cui si doveva ripartire. E quindi quando ho cominciato a pensare come riportare la vita su queste colline completamente abbandonate, dove non c'erano più, c'erano solo dei ruderi di case, non c'erano le strade, non c'erano più nemmeno i campi. Abbiamo individuato nell'agricoltura, naturalmente, il mestiere da fare perché era quello che si è sempre praticato, ma un'agricoltura rispettosa della qualità dei cibi e dei prodotti. I primi compagni erano mia moglie Tullia soprattutto, Peppino, Daniele, Roberto, Gianni, Nobili, Gigi Romani. Poi i giovani che si sono legati alla cooperativa, che avevano capito un messaggio da quella ricerca sulla cultura contadina. Dalle scuole avevano capito che non c'era futuro nell'entroterra e nelle campagne. Invece da noi, dalla loro permanenza e la frequenza con Montebello, con me e Tullio, avevano capito che invece c'erano delle prospettive anche in campagna e anche nel loro paese, senza tagliare le radici con le loro origini, con i loro genitori, con i loro antenati. Ecco,
Quindi Montebello è stata una proposta che questi giovanissimi che sono ancora coinvolti hanno accettato ed è stata anche una loro ragione di vita. Io credo non solo per ieri e per oggi, ma anche per domani lo possa essere. Io credo che siamo stati bravi a mettere insieme le regole dell'economia con una fedeltà, una idea religiosa iniziale. La maggior parte dei protagonisti sono cattolici come me. E anche la cultura. La cultura intesa non come serie di informazioni che rendono brillante una persona, ma come parti integranti del modo di vivere. Io credo che sia chiaro per tutti i presenti cioè che qui non si sta producendo soltanto i cereali biologici e le farine macinate a pietra e la pasta integrale. Credo che appaia abbastanza chiaramente che è qualcosa di più, cioè è un progetto di organizzazione di un territorio che era stato scartato. Cioè, noi non siamo venuti qui solo per fare queste cose che pure sono il nostro lavoro, ma per un progetto più completo. Non è solo l'organizzazione culturale, economica, sociale di questo territorio che è Montebello, ma è anche una proposta e come tale avete visto da alcuni manifesti, che è stata considerata una proposta per tutto il territorio agricolo, collinare e di montagna italiano. Credo che l'idea iniziale di riportare su questa collina lo stesso numero di persone che c'erano al tempo dei nostri nonni, noi l'abbiamo realizzato perché ci lavoriamo in 40 nella cooperativa, ogni anno vengono 9-10 mila persone a vedere quello che facciamo, ad assaggiare i nostri prodotti, quindi io credo che posso dire che l'operazione è riuscita. Noi eravamo partiti allevando il bestiame, quindi producendo latte e formaggi e vitelli, poi dovendoci organizzare, dovendo seguire anche le esigenze del mercato che chiedeva farina integrale per fare il pane e pasta integrale, i primi negozi che nascevano, la vocazione dei terreni di queste parti e delle Marche era la produzione di cereali come è ancora oggi, quindi noi ci siamo specializzati nella produzione di cereali. Quindi oggi l'attività principale è la produzione di pasta che vendiamo in tutto il mondo. Caratteristica di queste produzioni di pasta è le varietà di cereali. Abbiamo tre varietà cercate, volute, pensate di cereali che non hanno subito nessuna modificazione nel senso moderno del termine e quindi l'accelerazione del miglioramento genetico attraverso raggi gamma o raggi X oppure dei prodotti chimici che ne accelerano il processo e che secondo noi invece danneggiano anche la qualità intrinseca del cereale. Farro di coccumo abbiamo rimesso in produzione, un grano di origine egiziana che si chiama Graziella Ra e poi anche il Senatore Cappelli che è un grano italiano degli anni 30. Quindi anziché puntare
sulle varietà che producono molto di più all'estero, stiamo puntando su delle varietà che abbiano un contenuto che è più adatto al consumo quotidiano e alla salute degli uomini e hanno anche un contenuto di energia molto più alto. I nostri prodotti vanno in giro per il mondo, in Germania, Francia, Stati Uniti, Giappone, Austria e ci sono venuti a cercare perché in pratica siamo stati i primi che nel mondo hanno fatto una pasta integrale senza togliere niente dal contenuto del grano, mentre invece chi l'aveva fatta prima di noi un'esperienza aveva preso la semola normale a cui aveva aggiunto della crusca. Ecco, invece noi siamo partiti per primi macinando il chicco di grano e lasciando tutto lì. Quindi apposta ci venivano a cercare prima dalla Svizzera, dalla Germania e poi dal resto del mondo. Quindi questo è il motivo principale del nostro successo. All'inizio c'era un prodotto nuovo, poi abbiamo anche imparato a farlo bene ed oggi questa idea di un prodotto pasta che deriva da un grano biologico, essiccato a bassa temperatura, è anche buono. E quindi ci premiano nella scelta proprio per questo, perché è anche buono. Ma oggi credo che siano in molti a pensare che l'importanza di acquistare non solo un prodotto e un cibo, ma anche la storia che c'è dietro, quindi il suo produttore, il luogo da dove proviene. Questo, i consumatori sono sempre più sensibili a questo discorso, perché si sta comprendendo l'anonimità di un prodotto che non ti fa sapere la provenienza delle materie prime utilizzate. Questo è il difetto dei marchi collettivi. Invece, quando c'è il marchio di un produttore, uno ha la certezza che la materia prima è nata in quel posto, nel caso nostro l'Isola del Piano, che è stata trasformata in quel posto ben preciso e dove io volendo posso anche andare a vedere, comprarlo e magari quando c'è un agriturismo e l'accoglienza anche passarci qualche giorno. Cosa vuol dire una collina che non si arrende? Vuol dire che non si arriva mai all'obiettivo, c'è sempre un orizzonte nuovo da raggiungere, ci sono sempre delle problematiche nuove. Ecco, l'importante è non perdere la coerenza con le ragioni da cui si era partiti. Quindi ogni lustro, ogni decennio nella società porta delle idee, delle cose nuove, bisogna affrontarle con la coerenza di non rinunciare alle ragioni precedenti. Questo vuol dire non arrendersi, a energie nu al nucleare quando sembrava che te lo volevano imporre, quindi partecipare a tutti quelli che non lo volevano, vuol dire puntare e contribuire e realizzare anche delle energie rinnovabili, come il vento e come il fotovoltaico, e proseguire su quella strada, vuol dire non sprecare l'acqua perché è un bene prezioso, e quindi questa coerenza che va realizzata volta per volta, obiettivo per obiettivo, anno per anno, questo vuol dire non arrendersi mai. Credo che sia evidente che per me il biologico è uno stile di vita, è un modo di abitare in campagna, è un modo di vivere, di mangiare, di fare scelte, è un modo legato a quello dell'agricoltura biologica, alla pratica delle medicine dolce, all'uso di energie rinnovabili, alla bioedilizia. Tutte queste cose devono stare insieme e formano un modo diverso di vivere. Penso che la nostra esperienza rappresenti proprio il cuore di questo nuovo stile di vita.